Con quella sentenza mio figlio è stato ucciso una seconda volta. Non riesce a farsene una ragione Alessio Feniello, papà di Stefano, una delle 29 vittime dell'Oterrigo Piano, il giovane originario di Valva nel Salernitano. Perse la vita il 18 gennaio 2017 nell'albergo che fu travolto da una valanga. Dopo 6 anni di attese, il GUP del Tribunale di Pescara ha assolto 25 dei 30 imputati, un totale di 10 anni e 4 mesi di condanne rispetto ai 151 anni e mezzo chiesti dalla Procura. Non riusciamo a capire le motivazioni per il quale questo magistrato abbia assolto tutte quelle persone. Non avete molto opportuno condannare nessuna di queste persone, in quanto secondo il suo punto di vista queste persone non potevano far niente. Il 18 ha condannato soltanto delle persone che avrebbero dovuto intervenire prima della valanga, il giorno prima, che non hanno tenuto pulito la strada e quant'altro. Alla lettura della sentenza esplosa la rabbia dei familiari, una reazione istintiva sulla quale è tornato Alessio Feniello. Sfido lo stesso magistrato che ha emesso quella sentenza a mettersi dalla parte dei parenti e ascoltare quella sentenza. Avrei voluto vedere lui quale reazione avrebbe avuto. Ognuno ha sfogato la sua rabbia come si è sentito di farlo. Poi c'è chi sta meglio di cervello, c'è chi sta peggio di cervello. Cioè non tutti stiamo bene. Da quella data purtroppo non tutti noi siamo più in grado di intendere e volere come una volta.